Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti Giorgi e buon mashup a tutti gli altri ragazzotti e ragazzotti belli. Come regalo di Natale la mia fidanzata mi ha regalato un po' di credito su Steam. Approfittando degli sconti che ci sono per adesso, vi consiglio di andare a vedere, che durano fino al 1° gennaio. Ho trovato The Stanley Parable. Avendolo visto giocare sia altre persone, cose varie, ho deciso di non giocarlo. Ma è un'opera d'arte, ragazzotti, quindi ho deciso di farlo conoscere anche a voi. Alcuni già lo conosceranno, chi segue altri youtuber. Ma voglio farlo a modo mio. Voglio farlo in un modo diverso, ragazzotti. Mi vedrete un po' scherzare, prendere il giro al narratore, ma anche seguire un filo logico, ragazzotti. È una cosa, un esperimento diverso che voglio portare nel canale. Se vi piace questo esperimento, io vi porterò tanti video di Stanley Parable, perché io me ne sono innamorato questo gioco e avevo il desiderio di comprarlo. Quindi andiamo a far incazzare il narratore. Allora, io voglio fare un trucchetto. Questo non so se mi riesce, ragazzotti. Devo essere veloce. No. No. No, non mi è riuscito. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Questo lo dici tu che io voglio andare nella sala riunione. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Sì, sì. Nor did it advance the story in any way. Oh, please. Are you really just doing this? Ci lasciamo in mano. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. Se una parte, venti volte, quello l'obiettivo è però certo un merito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have to 8, say, I'm still not feeling 9, the satisfaction of witnessing 11, 12, 13, 14, 15, non mi interessa, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, non mi interessa, 24, 25, 26, so contare, 27. I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Ho perso il conto. Why don't you go to 20 clicks into door number 417? Perfetto, andiamo alla porta 417. Allora, 26, 25, 20... 417. Dai, oh, che... Great. Molto now, bello, adesso click è più 437. Me le clicco tutte le porte, non deve vincere assolutamente. Excellent. I think adesso le cose funzionano, somewhere. 415. Now, 415. Let's give it 10 clicks or so. Mamma mia, ti devo far impazzire. La decisione è questa, proprio la best decisione. Now, back to door number 437. No, 437. Oddio. Le cose orribili. Vediamo se riusciamo a farlo impazzire, ragazzotti. Ah, ovviamente, ragazzotti, ve lo dico, se avete intenzione di darmi qualche cosa su The Stanley Parable, consigliatemi, che io lo farò nei Let's prossimi see. Video. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Non c'è problema. All right, back to room 417. I'm really Perfetto, it now. Credo che ci siamo somewhere. Quasi. Di nuovo 417. Forza, forza, facciamo impazzire il creatore. Ok, now go climb on employee 419's desk. Questo da vedere se si può fare. Yes! This is great! Se you're putting tutto it all stesso, on Stanley, mi piace, like mettiamo all il right, ritmo, ecco che 416. Clicks on door 416. Va bene, va benissimo. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Si sta eccitando! Mamma mia! Allora, fotocopiatrice, di là. Forza, stelle! Finish
finish it off, Stanley! 530. Five clicks on door, 4, 3... Yes! We did it! Oh, wow. È stato meraviglioso, lo sei davvero meritato, se niente poteva trattenerti, sei vero come tutto oggi. Mamma mia, ho fatto l'achievement. Only a few minutes ago you believed an achievement was worth five little clicks. What were you thinking? Lo amo, il creatore lo amo, è bellissimo. Ragazzotti, adesso tento una cosa che mi hanno... ho visto in diversi video. Non è facile da fare perché Stanley non sa saltare. Però mi hanno detto che è una figata assurda. All'inizio Stanley credeva di aver fregato il gioco, ma quando sentì questa narrazione realizzò che tutto è stato un progetto in anticipo del gioco stesso. Era già per il gioco per la sua virtuta per spiegare l'interazione della natura dell'organismo dei videogiochi e la sua critica verso troppo in riduzione dello strutturale. E adesso che sei qui, che ne pensi? Non è un posto unico e divertente dove trovarsi? Procediamo un minuto per apprezzarlo appieno. Ok, adesso basta. Okay, e tu invece sei stanco di questa battuta? Sei stanco di questa battuta? No. Allora in questa cosa continuiamo. Ecco, mi arriva la vera domanda. Cosa che sarebbe successo se avessi detto di smetterla? Pensi che ci sarebbe stata tanta differenza? Avrei espresso lo stesso concetto su superficialmente modificato per adottare un meglio alla tua risposta. Forse non ci avresti neanche pensato se l'avessi tirato un ballo io. Mi piace il narratore. Oh, pensaci sopra, ne varrà la pena ricominciare tutto? Puoi tornare fin qui solo per controllare un'altra volta l'opzione? Tutta questa battuta prende parecchio tempo. Forse l'altra opzione è più lunga. Chissà quanto tempo potrà essere la narrazione. Oppure, oh, questo è bello, tu hai appena provato l'altra opzione, adesso sei venuto a vedere cosa succede in questo. Allora che ne pensi? Qual è stata la scelta migliore? Immagina di aver selezionato continuo la prima volta che hai giocato, quando il secondo sarebbe stato non sapere cosa sarebbe successo, scegliendo un'altra opzione. Proprio così, sei davvero fortunato. Wow. Enjoy! Però se l'altra opzione fosse stata davvero tanto miserabile, non è così. Allora lascia che ti dica che nessuno ascolta questo dialogo è fortunato. Ma adesso ho saltato così tanto l'altra opzione che ritengo sia meglio smetti di parlare e lasciarti la tua decisione a tornare a meno quello. Continuare o meno con il gioco, rimanere sempre in questo posto. Auguri. E allora? Cioè veramente mi ha lasciato qua dentro. Mi ha lasciato qua dentro vero! Ma sei uno stronzo! Vabbè, iniziamolo. Vediamo, vediamo che succede. Stavolta lo ascoltiamo o non lo ascoltiamo, ragazzo? Però vorrei tentare di fregarlo. Che io so che si può fregare, rimanere sempre nell'ufficio, ma non è facile. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Non si può più rientrare, vediamo. È scritto nelle tazze. Vediamo se si può. How hard Stanley guardasse in giro, non riuscivo a trovare come faccia dei suoi colleghi, grazie. Ho spento un computer. Vediamo se ce n'è altri accessi, no? Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, questo è acceso. Si è fatto un input. Vediamo se gli altri cosi sono accesi. Ma non credo comunque. No, perché questa porta io so che si chiude. Rivediamo. Magari se riaccendo di nuovo il computer. Mi
Cos'è che non si accendono però? Niente, ci ho tentato. Niente, peccato. Niente. Non lo possiamo fregare, peccato. Beat me? Beat me, Valentine. Traducetemelo. Allora. Hate Monday, io odio lunedì. Allora. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. In quella di sinistra, lei dice, dica la porta di sinistra, dice. E io vado in quella destra. This was not the correct way. Non è quella la strada giusta per la sala di nonno. Stanley lo sapeva perfettamente. Forse aveva deciso di fermarsi prima e non stava dipendenti solo per ammirarla un attimo. Mamma mia, ufficio disordinato. Pulisci! Allora. Che strano rumore che fa quando clicchi sul... Yeah! Allora. Ma le porte sono tutte chiuse. Non è giusto. Yes, truly a room worth admiring. Basta proprio prendere la devozione solo per passare qualche attimo in questa immacolata stanza della delizia planetaria. Stanley simply stood here, drinking it all in. I dead, io padre. Number one dead, io padre numero uno. La macchinetta. Yes. Sì, sicuramente vuole prendere Stanley in questa stanza. Una stanza così profondamente accattivante che anche tutti i colleghi sono amministratori scomparsi. Ecco TTL, FS, quell'essere e quelli pinti. Ne vale la pena di sicuro. Ma sicuramente sì, guarda. Voglio una cosa da bere. Voglio una cosa da bere. A questo punto l'ossessione di Stanley, perché se Stanley comincia a diventare disturbante. A poco rivelerà la sua personalità. È possibile che questo sia collegato a tutto, che a tutti se ne siano andati, perché era ossessionato da questa stanza. No, voglio starmi in questa stanza, mi piace, è bella. Stanley aspettava pazientemente gli altri dialoghi, ma penso che passò molto tempo non sentivo alcuni scappi, che il gioco stava cercando di mandargli un messaggio. Io ti voglio trollare, mi sto qua dentro. Guardo l'orologio. Che bello. Questa stanza è bella, è meravigliosa come stanza. Che bello. Che bello. Una cosita, ma che cosita è. Che facciamo, andiamo avanti. Io voglio una bimbina, però... Niente. Mi spiace. But at last he entered the amazing room and took the third. Beh, alla fine beppe abbastanza meravigliosa stanza e presa la porta aperta alla sua sinistra per tornare all'ufficio. La porta aperta sulla sua sinistra. Io dico di no.